Ciao a tutti ragazzi, oggi video preferiti del mese, in super ritardo perché oggi è il 5 febbraio, non oso immaginare quando voi vedrete questo video. Comunque, iniziamo subito perché non solo ho un ritardo mostruoso nella pubblicazione di questo video, ma ho un ritardo mostruoso proprio nella giornata di oggi perché devo uscire, quindi iniziamo. Allora, film preferito del mese. Ho visto veramente tantissimi film. I miei preferiti sono sicuramente Arrival, che ho visto al cinema ed è stata un'esperienza wow, visivamente super appagante. La storia è molto diversa rispetto al classico film Mo arrivano gli alieni, e devo dire che l'ho apprezzato molto anche per l'aspetto linguistico, umanistico, no? Che solletica, no? Noi intellettuali, finti intellettuali, quindi mi è piaciuto molto. Da vedere al cinema, perché sinceramente gli effetti sonori, la musica, l'ansia che ti provoca il cinema non credo che te la provocherebbe nel salotto di casa tua, quindi andate se potete. Altri due film che mi sento di consigliarvi sono Imperium, che è su Netflix, con Daniel Radcliffe. Ogni volta mi scordo come si chiama perché per me lui è Harry Potter. Di cosa parla? Parla di un agente dell'FBI che si infiltra in una rete di neonazisti per sventare un attacco terroristico che forse li coinvolge. Molto forte, devo dire la verità, molto forte, soprattutto se ovviamente immagino non siate dei nazisti, ed è anche una storia vera. Ora, non so se lo sapete, ma io ho un feticcio con le storie vere, cioè magari sono dei film bruttissimi, ma se sono tratti da una storia vera, la probabilità di piacermi è molto alta, perché sono facilmente suggestionabile, quindi qualsiasi storia esca un po' fuori dall'ordinario, io comunque sono molto curiosa, quindi sono interessata, ecco. Devo dire che in questo film, tra l'altro, poi è anche valido, secondo me, a livello di, cioè, come è veramente girato, i dialoghi e tutto. C'è Toni Collette, che è sempre un buon motivo per vedere un film, che mastica la gomma così, tutto il tempo, rumina come una capra. Comunque, molto interessante. Un altro che ho visto all'inizio di gennaio, perché gennaio, non lo so, è durato 6 anni, cioè questo mese è infinito, comunque ho visto Kill Your Darlings, anche questo con Harry Potter, ma soprattutto Dan Dehan. Scusate se ho sbagliato la pronuncia, ma in questo momento non mi ricordo neanche come sia scritto e se questo è il nome giusto. Comunque, mamma mia, che figo questo attore. E il film, devo dire che non gli avrei dato 2 centesimi, invece mi è piaciuto da morire. E parla ovviamente della Beat Generation, in particolare di un episodio molto importante, un episodio delittuoso. Si può dire delittuoso, fate finta che si possa dire. Comunque, adesso sono veramente fissata con questa storia, anche perché Allen Ginsberg, che è interpretato appunto da Daniel Radcliffe, ve l'ho detto che ha un feticcio per le storie vere? Mi sa di sì. Comunque, ha scritto un libro che è uscito per Il Saggiatore su questa storia, e cioè è uscito per Il Saggiatore in un'edizione un po' aggiornata, e voglio assolutamente leggerlo. Viva la non fiction! Va bene, passiamo alle serie televisive. Ovviamente la serie televisiva preferita del mese è una serie di Sfortunati Eventi. Vi lascio qui sopra il video che ho fatto, dove ve ne parlo ampiamente, quindi non spenderò altre parole, insomma ho già detto tutto quello che dovevo dire, mi è piaciuta molto. Non è un capolavoro assoluto, però per me è molto valida, hanno fatto un lavoro egregio. L'altra serie televisiva che voglio consigliarvi, che sto guardando tuttora, è The Good Wife, che è la serie perfetta per ogni momento. Perché? Da un lato non è troppo impegnativa, cioè non è Mad Men, non è I Soprano, cioè anche se I Soprano in realtà per me non sono per niente pesanti, anzi, però vabbè, non è Breaking Bad, diciamo, non è lenta, ecco, come Breaking Bad, ma è un legal, quindi parla di uno studio di avvocati. Si seguono, è un procedurale praticamente, quindi si seguono i casi della settimana, eccetera. Dall'altro però non è neanche leggerissima, ci sono temi anche molto importanti. A livello emotivo devo dire che è bella carica, perché in particolare c'è una coppia impossibile, cioè quella di Will e Alicia, quindi vi fanno penare proprio, però insomma a me piace moltissimo. Dico che è la serie televisiva perfetta perché potete vederlo in ogni momento, nel senso che secondo me è sempre un buon momento per The Good Wife. Se vi volete rilassare potete benissimo vederlo, a meno che voi non prendiate l'episodio mazzata, perché The Good Wife ogni tanto sfodera l'episodio mazzata, però in linea di massima ve lo potete vedere tranquillamente se non volete qualcosa di troppo pesante. È molto agile la scrittura, i personaggi sono abbastanza
divertenti, abbastanza forti, ben delineati, ben caratterizzati, non è per niente una seretesia moscia. Dall'altro, se invece volete una qualità di scrittura comunque alta, The Good Wife secondo me ce l'ha, perché non è per niente scontato, anche nelle inquadrature, nei giochi di sguardi che ci sono tra i personaggi, non è troppo sottolineato, non è troppo didascalico, no, cioè secondo me è validissimo. The Good Wife, sono molto contenta, adesso sono alla terza stagione. La filosofia è un po' mai una gioia, ecco, questo l'ho capito, però continuo a sperare in vano che le cose vadano meglio. Libro preferito del mese senz'altro è Il tuo giorno Billy Lynn, mi è piaciuto da morire, è un romanzo satirico sulla guerra in Iraq, ve ne parlerò meglio nel video su Scegli Indipendente, però è veramente atipico rispetto ai romanzi di guerra perché non è ambientato al fronte ma è ambientato negli Stati Uniti durante un periodo di congedo dei soldati della squadra Bravo che affrontano un victory tour. È un intreccio molto stretto in questo romanzo tra violenza e spettacolo, c'è veramente una grande critica della spettacolarizzazione della violenza ma anche della banalizzazione della guerra, perché noi vediamo la guerra come se fosse un film ma in realtà è la realtà, e quindi c'è questo scontro fra i due mondi, il mondo autentico del dolore e della sofferenza che è il mondo della violenza e della guerra, e l'altro che è quello lustro e scintillante dello spettacolo, dell'intrattenimento americano e dei rituali della società americana e in generale occidentale, quindi la partita di football, anzi il Super Bowl, lo spettacolo delle cheerleader, c'è anche Beyoncé in questo libro che è folle e geniale, però c'è anche tantissimo, cioè non è un romanzo cinico perché la figura di Billy, che è il protagonista, è veramente tenera e sensibile, noi lo seguiamo. Di solito quando leggiamo i romanzi satirici c'è una sorta di distacco intellettuale perché siamo più impegnati a indignarci, ad essere provocati, quindi è più un discorso sulla società, no? E mentre in questo noi siamo proprio coinvolti perché Billy è veramente un personaggio bellissimo, pur nella sua impotenza. Va bene, ma ve ne parlo appunto nel video Scegli Indipendente e capirete anche meglio di cosa sto dicendo. A proposito di libri, anche se non è esattamente un libro, ho comprato questo. È il Reading Journal, cioè un diario per tenere traccia delle proprie letture. Se mi seguite sulla pagina Facebook l'avete già visto internamente, comunque è meraviglioso perché è pieno di giochini, è pieno di liste, è pienissimo di schede di lettura, ci sono i trofei, ci sono i profili degli autori, ci sono le mappe ad albero, alla fine ci sono anche tutte le liste degli autori che hanno vinto i premi Pulitzer, i premi Nobel, eccetera eccetera, c'è veramente il Man Booker, bla bla bla, una figata. E, tra l'altro costa pochissimo, cioè costa 10 euro e magari forse è tanto per essere un quaderno, ma considerando che è rilegato ed è stampato dappertutto, cioè non è che ci sono i quadratini, non è che è un quaderno a quadretti semplice, no, è molto curato, io ritengo che sia una spesa giustificabile. No, forse sono solo una spendacciona comunque. Quanto riguarda la categoria beauty, come al solito non ho da darvi alcuna soddisfazione, nel senso che continuo ad usare quei 4 trucchi che ho e mi va benissimo così. E adoro sempre di più il mio mascara, che è il Dare Real di Benefit, non mi alzerò per prenderlo, quindi credetemi sulla parola, comunque secondo me è validissimo. E l'unica cosa è che ho fatto un acquisto recentemente, così sull'onda del... ma sì, proviamo, e ho comprato una palette di ombretti, io di solito non mi metto mai l'ombretto, però questo qua costava poco, innanzitutto per essere una palette così ampia, diciamo così, e sono tutti colori neutri, infatti si chiama The Nudes, cioè i colori nudi, diciamo, color carne, e l'ho comprata all'Esselunga, è della Maybelline, e c'è anche un'altra versione che forse mi sarebbe piaciuta di più, però c'era questa e ho comprato questa. Allora, prendete quelle pinze perché io non ne capisco niente, però sono abbastanza scriventi e soprattutto sono dei colori semplici da usare perché si sfumano veramente in maniera... cioè, va facilissima, cioè ci riesco, io ce la possono fare tutte. Sono abbastanza economici, quindi... ho fatto un buon acquisto secondo me. Per quanto riguarda la categoria vestiti, non ho comprato praticamente nulla perché ve l'ho detto, il mio proposito è di comprare di meno e soprattutto non comprare dalle low cost. Ho comprato solo un paio di pantaloni di Pepe Jeans, il miglior acquisto della vita, in saldo naturalmente, che però non posso farvi vedere perché li ho portati a stringere
perché nonostante i chili mai persi di Natale, mi stavano larghi, quindi li ho portati a fare stringere e finiranno sicuramente nel preferiti del mese di febbraio. Invece, diciamo, per recuperare i vestiti senza comprarli, ho attuato un metodo infallibile, cioè rubarli dall'armadio di qualcun altro. In particolare io ho preso dei maglioni di mio papà e sono tutti quanti 100% lana e sono uno più bello dell'altro. A parte che i maglioni da uomo si sa che sono sempre superiori, perché sono fatti meglio, cioè sono semplicemente superiori. Poi adoro questo colore, che è celeste, sono morbidissimi. Poi ho preso questo grigio, cioè ho rubato questo grigio chiaro, che poi sono anche enormi, quindi è anche bello proprio starci dentro, sono caldi, sono larghi, sono nella pace assoluta, nella proprio pace dei sensi suprema dentro i maglioni da uomo, almeno io. E poi questo qui che è il mio preferito, che è bluastro, ed è, però questo è veramente enorme, che io potrei anche usare come vestito, ed è blu con dei riflessi violacei, molto molto scuro e soprattutto di lana grezza, che è la mia lana preferita, credo. No vabbè, la mia lana preferita è tipo il cashmere così, ma siamo poveri. A proposito del non comprare più dalle low cost, per il mio compleanno che è stato il 30 gennaio, volevo farmi un regalino, diciamo, e ho comprato da un sito, che adesso vi faccio vedere, e voglio precisare che nessuno mi ha pagato, nessuno mi ha contattato, non è sponsorizzata, assolutamente no, anzi una ragazza tra di voi me l'ha consigliato, credo su Snapchat, quindi anzi devo ringraziare io voi che me l'avete segnalato, ed è un sito spagnolo che si chiama Bailia, www.bailia.es, che fa gioiellini invisibili. A me piacciono molto i gioielli sottili, quasi che non si vedono, più o meno come questo anello qui, che infatti è di questo sito, e sono tutti in argento placcati oro, oppure in argento semplice come questi anellini qua. E devo dire che il sito non solo è di qualità, perché vi fa le cose placcate in oro che comunque durano abbastanza, e tra l'altro di sotto sono argento, quindi comunque è un'ottima qualità, e poi sono dei prezzi veramente vantaggiosi. Io questa collana, sapete che adoro i cerchi, adesso sarà impossibile farla vedere perché è impossibile metterla a fuoco, perché è veramente super sottile. Ecco, io questa collana semplicissima l'ho pagata 22 euro, che direi che per qualcosa placcato in oro e sotto argento è assolutamente un prezzo molto vantaggioso. Tra gli accessori preferiti, quindi, questi ci vanno a finire per forza, perché è stato veramente il miglior acquisto di gennaio. Come in tutte le cose, è meglio comprare delle cose semplici, quindi che vanno bene più o meno con tutto, e che siano di una buona qualità, in modo che vi durino di più, che vi durino tanto. Prossimo acquisto, voglio comprare tutto quel set di anelli sottilissimi, lisci, proprio senza niente, che si mettono su tutta la mano. Non so se avete presente, però devo ancora capire dove prenderlo. Ok, altro accessorio è questo zaino qui, verde oliva, che io trovo, a parte bellissimo, ma poi super utile, è estremamente capiente. Ecco, forse l'avrei preferito leggermente più piccolo, comunque l'ho dovuto comprare perché ho iniziato il master e dovendomi portare appresso il pranzo, il computer, i quaderni, eccetera, eccetera, e ho dovuto premunirmi di zaino. Io non ho mai avuto uno zaino per l'università, perché vivendo sempre molto vicino all'università, in tutti e due i casi, sia per la triennale che la specialistica, non mi sono mai dovuta assolutamente caricare come un mulo. Io sono anche una persona che studia a casa e a me non piace studiare in biblioteca, eccetera, quindi non mi sono mai dovuta portare grossi carichi. Questa volta, stando praticamente tutta la giornata fuori, ho bisogno di portarmi tanta roba, anche a prescindere dai libri, ma comunque fazzoletti, a bottiglione d'acqua di 6 litri, eccetera, eccetera. E quindi ho fatto questo investimento, diciamo, e l'ho preso su Zalando. Mi è costato circa 30 euro e mi piace molto il colore, e è la marca Spiral, si chiama così. Comunque lo amo. Io volevo l'Herschel, devo dire la verità, però 60 euro, volevo il City Herschel, magari vi metto qui sopra una foto. Comunque è praticamente uguale, solo che l'Herschel è, diciamo che termina qui, mentre questo è un po' più verticale, cioè un po' più sviluppato verticalmente, un po' più lungo. Però sinceramente spendere 60 euro per un prodotto che onestamente, cioè, di cosa sarà mai fatto, comunque un tessuto impermeabile, uno zaino normalissimo, non mi andava. Per quanto riguarda la categoria cibo del mese,
Ecco a voi una dose di droga. Allora, sono delle gallette croccanti che trovate all'S lunga e sono fatti di farro, semi di lino, semi di zucca e tutte altre cose che fanno bene, però messe tutte insieme diventano una bomba calorica, però ve lo giuro ragazzi, sono buonissimi, buonissimi. Sopra ci potete spalmare l'hummus, il Philadelphia, e forse ho capito perché sono ingrassata. Voi dite la Philadelphia o il Philadelphia? Ormai è Philadelphia, nessuno può convincermi del contrario, mi dispiace, ma la Philadelphia, cioè è orribile, è cacofonico. Comunque queste sono veramente una droga assoluta. Poi vabbè, io sono un caso a parte perché ho proprio un debole per tutte quelle cose integrali o comunque con le farine diverse da quella di grano tenero, perché non, cioè in generale, a parte che le farine raffinate fanno male, ma poi le cose integrali mi piacciono di più perché hanno più sapore. Non capisco perché la gente fa schifo l'integrale, io lo preferisco in assoluto. Concludiamo con la categoria oggetti random e vi faccio vedere il New Yorker. Questo è l'ultimo numero che mi è arrivato e porta la data 30 gennaio. Mi piace moltissimo questa rivista, fino adesso ne ho ricevuti 3 numeri, mi sono abbonata per un prezzo stracciato. Allora, il New Yorker è un settimanale di articoli di cultura molto molto lunghi, principalmente si tratta di politica, società, ci sono molti pezzi di fiction, in particolare il New Yorker è specializzato nei racconti, e ci sono anche, ovviamente c'è una sezione dedicata alla critica letteraria, la critica televisiva. A me piace moltissimo, l'unica cosa è che fatico un po' ad avere il tempo per leggerlo, nel senso che fino adesso me ne sono arrivati 3 numeri, io ne ho letto uno solo per intero, però ne ho letto uno solo e qualcos'altro del secondo. Molto utile è, se avete fatto anche l'abbonamento digitale, l'applicazione, perché effettivamente se sono fuori leggo qualcosina, essendo dei pezzi molto lunghi, però vi consiglio comunque il cartaceo. Altro oggetto random che segnala probabilmente il mio ingresso nel mondo della senilità è la vaporiera. Allora, mi ha cambiato la vita, nel senso che io odio cucinare, quindi il fatto che io possa mettere delle verdure, della carne, del riso, qualsiasi cosa in un contenitore e questo contenitore le fa cuocere da sole, senza che io debba stare lì a controllarlo, e si spenga da solo, capite? Voi mettete il timer, lui va tranquillo, procede, poi arrivato al punto in cui dite voi, in cui il timer scatta, lui si spegne e trovate tutto già pronto. Non lo so, è un'idea che mi ha cambiato la vita, mi ha reso più serena, quindi ok, vuol dire che sono vecchia, ok, sono vecchia, ma io vi consiglio di comprare una vaporiera per la vostra... per la vostra serenità, ragazze, se come me odiate cucinare, ragazze, ragazzi, insomma, anche i maschi si nutrono effettivamente. E niente, io vi lascio il link, costa 30 euro, secondo me è una spesa affrontabile, insomma, per migliorare la vostra vita. C'è chi ha i life coach o i life career e voi avete me che vi consiglio la vaporiera. Non mi ha dato tanto male, insomma. Bene ragazzi, i video preferiti del mese finisce qui, come al solito trovate i prodotti che sono disponibili su Amazon qui sotto, altrimenti insomma arrangiatevi voi, dove c'è S lunga c'è casa, quindi fate voi, insomma, e nulla, io come al solito vi lascio qui sotto tutti i miei contatti per seguirmi anche su altri social, ci vediamo al prossimo video, un bacione a voi e alle vostre mamme e ciao!